Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Daily, porca troia, The Lost, no. Va bene. Allora, già Cellar è brutto. Allora, vediamo se caghiamo monete. Beh, dai. C'è di peggio. Chiave. Lil Gurdy. Potremmo farla all'infinito questo. Sperando che ci dia prima o poi una bomba. No, chiavi. No. Merda. Come essere colpiti come un coglione. Bene. Pieno. Sack of penny. Però dobbiamo fare stanze, se no niente penny. Non è bella questa cosa. Il fastidio. Potremmo morire qui, per esempio. Mi sa che era meglio prenderlo lì il Gurdy, eh. Se la smetti però, eh. Vabbè, ok, sì. Chiaro, chiarissimo proprio, Ci facciamo una run. Eden, dove sei? Eden? Ma sì, dai, Eden. Bloody Lust. È un'attiva interessante. Che è successo? Tenteremo Delirium. Visto che la Dilly è andata a puttane in brevissimo tempo. E peccato perché se avessi fatto questa di Dilly sarebbe stata la terza di fila e avrei fatto l'achievement. Vabbè. Ma mi interessa più fare quello delle 30 run, delle 30 Dilly completate, delle 31 Dilly. No, delle 30 Dilly completate e iniziare la 31esima. Che grazie al cielo non sono più consecutive, quindi a breve dovremmo raggiungerlo, questo dedication achievement. The Mind. Almeno sappiamo dov'è la roba. E va anche bene per fare in fretta le stanze, alla fine. Infetta i piani. Allora, ok.
tu non sei più un problema. Bombe. Insomma, manco che fa. Double Moon. Ah sì, me lo ricordo. È quella che aumenta i reward delle stanze, giusto? Tu non me ne frega un cazzo in realtà, perché sei quella che mi dice... No, infatti. Ecco, in questo caso, no? Esatto, ok. Va da una all'altra, perché entrambe le stanze sono qua. No, quello è pessimo. Ha un effetto di un dado casuale ogni volta che vieni colpito. Quindi anche no. Praticamente la farfallina adesso ci interessa solo per i crawl space. Perché si indica anche i crawl space. Basta con ste palle che ne ho già dato, per oggi. Sì, comunque lì bisognava prendere Lil Gerdy. Per fare quella... Una chiave, vabbè, lo shop è interessante allora, un attimo. Un attimo, allora, shop lì, bomba lì. Ho sperato, devo dire la verità. Una monetina. Allora, il primo boss... Vabbè, vediamo. Il boss... Se il primo boss è tosto, hai Princess e chi si è visto, si è visto. No, non è tosto. The Widow è fattibile come boss. E quindi sulla seconda. Un sacco di cuori blu. Perfetto. Esatto. Già The Hunt. Un'altra di cazzo, per esempio. Speravo che colpiste lui. Che colpissi loro. Merda. Ah, già che c'ho il danno aumentato per Bloodlust. Ecco perché. Solo un cuore rosso, eh? Speriamo che il patto sia discreto. Questo è ottimo. Il patto è discreto. Cuori blu, danno aumentato. Niente bombe, si scende. Dammi un altro piano XL. No, niente piano XL. Un attimo solo. Eh sì, effettivamente si era svegliato mio figlio. Però è presto per mangiare. Quindi abbiamo rimandato la cosa. Niente.
cuore nero. Ma questa, guarda, la uso e poi me ne libero, giuro. La uso perché non ho bombe e comincia a scocciarmi la cosa. Se non è stato del secolo. Nel frattempo è successo qualcosa, anche se non ho capito che cosa. Come se qualcuno si fosse iscritto al mio canale di Twitch, ma non dovrei avere attivo nessuno per lei in registrazione, perché non sono in streaming. Quella stanza dobbiamo farla per forza, ok. Basta chiavi, dammi bombe. Su. No, dammi la cacca dorata, no? No. Giusto vedere se c'è una bomba. No, non c'è una bomba. Però c'è un'ottima carta. Se riusciamo. Mamma mia, Gimpy. Lo faremo. Invece ha voluto il latte per forza. Quindi abbiamo preso quello, abbiamo preso, andiamo, posto. Curse of the Lost. Ok. C'è una stanza segreta, sì, ho capito. Mezz'ora che sei lì sopra. E qui non c'è un cavolo di niente perché non vai da nessuna parte. Però io non ho bombe. Cazzo. Ora sì. Però prima vediamo qua. Sì. Ma io quasi quasi prendere un po' di danni. Ora come so fatto. Qui saranno tutti campioni, eh. Io prenderei decisamente un po' di danni.
informazione proprio necessaria. Ho capito che c'è una stanza segreta lì, non rompere i coglioni. Guarda, lo faccio così. Oh. Contento? Facciamo così, facciamo così e facciamo così. E siamo full. Della boss rush non mi interessa. Detta come va detto. Qua probabilmente c'è il boss. Quindi la stanza degli oggetti è da tutt'altra parte. No, aspetta un attimo. Quasi meglio prende dump e fa sta stanza. Interessante. Tanto ci devo tornare qua, sono sicuro. Forse no. Che c'ha sta bomba? Ah, non ci ho fatto caso. Ma veramente? E questo che cazzo è? Broken modem. Non lo so, broken modem mi manca. Cos'è che ha sparato quella roba? Allora, io potrei fare così, così. Mi ricordo che c'era una batteria a un certo punto. Vabbè, chissà dove però. No, non mi ricordo. Fa niente. Come se avessi accettato. Sì, lo so che lì c'è una porta. Allora, finalmente rivediamo tutto. Ci sono effettivamente tre stanze. Partiamo con 6 di danno, non è tanto. Oh, quella storia di broken modem io non l'ho capita però. Che cos'è che fa sto broken modem? Lo so che c'è una stanza segreta. Ah, blocca, a volte blocca i nemici. Ok. Come se ci fosse lag. Freeze effect.
Va bene. Ah, ma apre le stanze segrete. Mi mancava questa sinergia. Però non ha aperto la super segreta. C'è l'altra. Questa? Che cos'è? Blancron. Brutta stanza. Ma si formano... vabbè, però c'ho tanti freeze effect così. Ossia quello del broken. Cioè questa, cioè, sono quasi sicuro che non ci fosse quella lacrima. Stoppa anche le lacrime avversarie. Stai scherzando? Ma che pro. Tanto qua me lo dà al cuore. Quindi qua. Si laggano, i nemici laggano. È geniale. Ah, funziona anche con i boss sta roba. Se prima o poi troverò un altro patto col diavolo, potrebbe essere interessante. Ho il doppio freeze effect. Potrebbe essere interessante per fare delirium, eh? Non mi interessa al momento col cuore. Mi sarebbe un sacco piaciuto trovare qualcosa di interessante. Un oggetto figo. Oh. Sì, contro delirio, ma anche questa è ottima. Solo contro deludere. Non volo, ma quasi.
potresti anche smetterla. Questa è quella segreta strana. Sì. Preso tutto. Voilà, la vita. Via. Allora, la strada più corta è di qua. Ma vaffanculo. Sì, però non ho due chiavi. Non ho due... Ma porco il cazzo. Sì, lo so che c'è una stanza segreta lì. Odio maledetto. Sono quei colpi lì strani che mi turbano un po'. Boss. Quindi abbiamo anche... Quella roba lì. Lì c'è una tinted, si ho visto. Rosso su rosso non lo vedo, non lo vedo. Ci posso fare qualcosa? No, non lo vedo, non lo vedo, punto. È come se fosse uscito dal boss. Ah già, che ci abbiamo pure gimpi. Evitassi di fare lo stronzo, effettivamente ci abbiamo anche freeze contact. I know. Aspetta un secondo, eh. Mi tocca comunque farlo. Ci devo comunque provare. Ok. Curse of the Blind in questo piano. La manna.
Grazie gioco. Sai cosa? Te la metto al culo, gioco. Non ho capito che cosa ho assorbito. Non c'è niente. Dimmi qua se c'è qualcosa. Sì. Dove? Qua. No, beh, era inutile. Va bene. Abbiamo solo tre colpi, non è che possiamo fare un granché. Doniamo queste due monete. Si è anche bloccata, perfetto. Ci manca anche un solo oggetto per essere gappi. E che effettivamente non è malaccio, eh. Allora, finché spara dritto i colpi non dovrebbero arrivare a destinazione. La prima fase ce la facciamo abbastanza in scioltezza. Bellissimo il fatto che si frizzano i colpi. Ah, valgono anche i colpi... No, sono totalmente a caso, in realtà. Questi sono brutti dei colpi, perché non vanno dritti. Merda. No, no. No. Niente, abbiamo perso. Abbiamo perso perché non lo farò mai no damage sto boss, oggettivamente, no? Con due cuori anche, ma no damage.
praticamente impossibile. Per carità, toglieremo sempre più danno, eh. Cioè, faremo sempre più male ogni volta che moriamo. Però durerebbero sempre di meno le fasi. Però non è, il concetto non è quello. Il concetto è che ci abbiamo poca vita. Non andavano presi tutti quegli oggetti, dai. Ho sprecato 6 cuori inutili. Dovrebbe frizzare più spesso, se si frizzasse più spesso, sì. Se fosse così non facesse i turbini, anche sì. Come mi ha colpito? Ma se sto sparando random, dai. Cioè, sto sparando fischio. Vabbè. No, andrà avanti così all'infinito la cosa. Devo prendere Lazarus Blind, quella roba lì, però vabbè. Adesso alzo lo scudo, solita storia. Peccato, un danno della Madonna. E nessun HP per contrastare la cosa. Cioè per subire uno o due danni, cioè non dico tanti. Un cuore blu.
Non so se facesse solo questo. Tipo. Ci proviamo. Fammi diventare Gappi, fammi diventare Gappi, dammi un sacco di cuore, fammi diventare Gappi. Proprio questo. Così, subito. Stanza più facilotta, tipo. Ma già che io posso passare attraverso ste robe. No, vabbè, iniziamo malissimo. Devo comunque lasciare tutti i cuori possibili e immaginabili. Era duro. Però quella, adesso che ci penso, così facendo, buono, minutino, buono. Cazzo, non ci voleva subito, subito, eh. Ma gli faccio un cazzo proprio. Se avessi avuto il doppio danno sarebbe già metà vita, per esempio. Non lo vedo.
VIP, vero? Sì. Tanti cari saluti. No, caro mio, non sono d'accordo. Parli da uomo ferito. Anch'io. Perfetto, bravo. Esattamente quello che volevo. Mi devo più o meno ricordare come è fatto, no? Ma cazzo, sai che non l'ho visto? Beh, Lemon Party. Ma dove è andata la cosa? No, sempre lì. Ok. Niente di specials. Niente di speciale. Dov'è l'altro boss? So che c'è un boss. Vieni boss. Fatti trovare il boss. Tanto non c'è qua la stanza di Eremita, no? Non male. Dovrei anche aspettare Judas Shadow che fa sta roba, eh. Ma qua ci sono stato però. Vediamo, potrebbe essere di qua.
c'è di bello qui? Onesto. Sì, sì, aprendo ghigliottina. Danno in più, che cazzo me ne frega. Perfettamente onesto. Orto sono morto. Giuro. Mi sa lo so finire. Danno è discreto. Per fortuna. Chissà che giro ho fatto però. Lì ci sono passato, mi stai dicendo. Qui idem. Sono il tipo che va di qua effettivamente. Sono il tipo che va di giù. Sono il tipo che si è perso. Aspetta un attimo. Ok, allora, mente locale un attimo come ho fatto il livello. Devo andare tutto a destra, tutto giù, tutto di là. Qua in realtà noi potremmo, con una vanissima speranza, trovare un cuore, per esempio. Vaga e vana speranza, chiaramente. Questa me la ricordo, aspetta un attimo. Era qua Delirium. Non qua, però era uno di questi. Esatto. Ma porca puttana cazzo. Sì, tutto insieme. Eh no, quella non vale. Che lì mi puoi colpire a cazzo proprio. Dai Eden, tutti credono in te.
Sei un figlio di puttana. Muori, Cristo, muori. Sì, cazzo, sì. Grande Eden. E si sblocca Eden Soul. Ora praticamente infinita. Oh, Eden Soul è apparso, finalmente. Grazie a tutti di aver visto la run, che è partita malissimo, è finita alla fine in gloria. Era iniziata come una daily ed è finita come un Edens vs Delirium vincente. Stranamente vincente, devo dire la verità. Non me l'aspettavo. Va bene, grazie a tutti e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi. Tutti ragazzi.